centravanti di Pioli hanno segnato 4 reti, mentre la moglie agente dell'ex capitano dell'Inter racconta in retroscena di mercato 4 reti, di cui solo 2 su azione. È quanto prodotto in 9 giornate da Piontecchio, i due centravanti del Milan. I problemi di questo brutto diavolo di inizio stagione non si limitano certamente al rendimento deludente degli attaccanti, ma la crisi degli uomini gol è senza dubbio uno dei nodi da sciogliere al più presto per Stefano Pioli. Il confronto. Nelle ultime 5 stagioni, solo il Milan 2017-18, dove il mercato faraonico da oltre 200 milioni aveva portato in dote a Montella la coppiata Kalinic-André Silva dopo che erano sfumate le piste Morata, Belotti e Aubameyang, aveva raggiunto livelli così bassi in attacco. Anche allora, i gol degli attaccanti dopo le prime 9 giornate di erano stati 4, se li dividevano Kalinic e Cutrone, promosso dalla primavera dopo il precampionato. Tutte le altre coppie di 9 avevano fatto meglio, da Bacca Luis Adriano nel 2015-16, 7 reti in 2, a Bacca Niang nel 2016-17, 9 reti. Lo stesso Higuain, partito lo scorso gennaio per raggiungere Sarri al Chelsea, aveva iniziato molto meglio dei colleghi di oggi, 5 gol nelle prime 9 partite di campionato, cui si sommano i 2 di Cutrone. Icardi è quella opzione, prima del K.O. dell'Olimpico. Pioli ha aperto alla soluzione del doppio centravanti rinviandola però al momento in cui saranno trovati gli equilibri necessari, ma la mezz'ora in cui Piontecchio hanno fatto coppia ieri sera non ha convinto. Ecco perché a gennaio, equilibri finanziari permettendo, bisognerà intervenire. Il DT Maldini ha parlato di Ibrahimovic definendolo un sogno. Nel frattempo Vandanara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha svelato un retroscena di mercato relativo alla scorsa estate. C'era la possibilità di portare Mauro al Milan, ha raccontato a Tiki Taka. Io ho spiegato che per me andare in Francia era la scelta più difficile. Per me ovviamente sarebbe stata più comoda una scelta come il Milan, ma il PSG è la scelta migliore per la sua carriera. E i numeri per ora danno ragione a Vanda. A Parigi l'ex capitano dell'Inter ha segnato 7 gol in 7 partite. Chissà cosa sarebbe successo con la maglia del Milan addosso, comincia a chiedersi qualche tifoso rosso-nero. Copyright riproduzione riservata Let's Block Ads.